Il mercato si è chiuso con il puntello che mancava nel reparto difensivo, ma senza addizioni a quello d'attacco. L'ultimo innesto in casa Pescara è dunque Mirko Drudi, il difensore centrale che arriva dal Cittadella a titolo definitivo. La contropartita tecnica è Cristian Ventola, che fa il percorso inverso e con la formula del prestito si aggrega alla squadra di Roberto Venturato. Una contropartita, ha tenuto a precisare ieri il presidente del Pescara Daniele Sebastiani in collegamento con la trasmissione Replay di Rico Rocchi, che non è stata Matteo Ciofani, il quale non è mai stato sul mercato, dove invece era Manuel Marras, che sempre nella giornata di ieri ha lasciato il Pescara e ha firmato a titolo definitivo per il Livorno. Resta biancazzurro il portiere Elan Castrati, che era stato accostato con insistenza al Lugano. Il tecnico Zauri aveva chiesto, tra le opportunità di mercato, un giocatore d'attacco che facesse la differenza, ma la pedina non è arrivata. Lo stesso Sebastiani ha confermato che fino a ieri aveva sperato nel ritorno di Riccardo Sottil, che invece resta a Firenze. Antonio Di Gaudio del Verona era un'opzione non sostenibile economicamente. Il baby Vincenzo Millico del Torino alla fine sembrava diretto al Chievo, ma l'operazione non è stata portata a termine in tempo utile. L'opportunità last minute è stata Enrico Brignola del Sassuolo, che poi ha scelto Livorno. E allora Zauri resta con un attacco nel quale gli esterni di ruolo sono Galano, Cisco e Di Grazia, più gli adattabili Bocic e Brunori. Quest'ultimo che resta più un centravanti, capace quindi di giocarsi anche il posto con Tuminello e Maniero. Zauri potrà anche lavorare, se lo riterrà opportuno, sul 4-3-1-2, laddove i trequartisti potranno essere Galano o Macin. Le operazioni dell'ultimo giorno, tra queste anche la cessione di Ransford Selasi, finito alla Juventus Under 23, si sommano a quelle della scorsa settimana, con gli innesti di Macin, Masciangelo, entrambi titolari con il Pordenone, e poi Ingelsson e Bocic. Pur essendoci un nucleo dello scorso anno, è evidente che il Pescara è cambiato tanto. Tra le partenze, quelle di maggior impatto sono del capitano Brugman e del bomber Mancuso. Tra gli innesti, i fiori all'occhiello sono il regista Palmiero e l'esterno Galano, in attesa che Ciocev smaltisca l'infortunio. Tabì è rientrato all'Atalanta per risolvere problemi di natura fisica e a gennaio si capirà se il giovane ivoriano potrà tornare in biancazzurro o meno. Nel frattempo, lo stesso Sebastiani si gode il successo sul Pordenone e aggiunge: io ci metterei la firma a prendere due gol a partita e a farne quattro, o anche a vincerne una e a perderne un'altra. Significherebbe alla fine del campionato entrare nei playoff, quindi sarebbe già il massimo. Però ripeto, c'è qualcosa sicuramente da registrare. I meccanismi, questa squadra lo scorso anno giocava con un sistema un po' diverso, quest'anno è un po' più portata all'attacco. È chiaro che gli stessi giocatori devono ancora mettere a punto bene quelle che sono le direttive del mister, però siamo alla seconda partita, quindi c'è tempo per farlo.